Le 13:46 minuti, buon pomeriggio e bentornati in Radiovisione. Allora, ma guarda, visto che oggi è il 28, da diverse settimane sto dicendo che esce questo libro di Omid Scobie, che è un nuovo scandalo praticamente di tutti, un altro lavaggio dei panni sporchi royal. Certo, certo. E quindi penso proprio che questa riconciliazione non può esserci, perché adesso, proprio oggi, è uscito, e ne parlano un po' tutti, perché dentro ci sono di nuovo le accuse di razzismo verso la famiglia reale. Noi sappiamo che la famiglia reale è sempre in una situazione un pochino fragile per quanto riguarda il razzismo, perché per esempio l'altra volta, quando Re Carlo è andato in Kenya, ha dovuto anche scusarsi con la popolazione per tutti gli abusi di potere, mm-hmm, eccetera, del colonialismo, no? E quindi già c'è questa situazione di fragilità. E ricordiamo che anni fa Meghan Markle, appunto da Oprah Winfrey, aveva denunciato il fatto che alcuni membri della famiglia reale, Benedetta se la sta ridendo, sì, sì, allegramente, aveva, no, aveva tutto, denunciato, posso dire, Melanie, è tutto una telenovela. È una telenovela. Comunque aveva denunciato il fatto che alcuni membri della famiglia reale avessero appunto insinuato chissà di che pelle, quanto scura sarà la pelle di Archie, che doveva appunto nascere. Certo. Quindi con questa, con questa cosa che è veramente una bomba, perché al giorno d'ostro, no, oggi con, insomma, sappiamo che il razzismo è al primo posto delle condanne pubbliche, getta proprio fango sulla famiglia reale questa cosa. Dove ricordiamo, scusami Melanie, cose, ricordiamo anche che quando era in vita la regina Elisabetta, insomma, le accuse di presunto razzismo hanno fatto storcere il naso. Di fatto sembra non esserci, il Natale rende tutti buoni, ma questo non vale per la corona inglese. Ma adesso veramente è uscita questa biografia che non è ufficiale, però è ufficiosa. Cioè, Scobie è un amico di famiglia di Harry e Meghan, e quindi ha già scritto un altro libro tutto dalla parte dei Sussex, che si chiama Verso la libertà. E quindi con questo veramente descrivere per esempio il fratello William come l'elemento principale che impedisce a Harry di riconciliarsi con Re Carlo perché è un assetato di potere, ma una scusami, testa calda, in tutta questa vicenda però ci manca un tassello, che è la regina consorte Camilla, che sembra aver fatto un passo, almeno da quello che blocca un ricordo anche